sono stati presentati nella sede del Consiglio regionale a Firenze gli eventi in programma tra luglio e settembre a Palazzo Mediceo di Seravezza. Il 7 luglio si partirà con la mostra di pittura Tutto sta per compiersi, una vasta antologica dedicata al pittore livornese Gianfranco Ferroni, che il presidente del Consiglio, Giani, ha definito un evento di rilevanza nazionale. La mostra che si apre nel fine settimana 7-8 luglio di Gianfranco Ferroni costituirà un evento non solo per la Toscana ma per l'Italia intera e sarà elemento di valorizzazione di quella villa che ormai è uno dei centri espositivi di maggiore significato in Toscana. Ferroni è stato un artista celebre per il suo impegno politico all'interno della contestazione del 68. È rimasta famosa la sua partecipazione alla Biennale di Venezia di quell'anno, quando per protesta espose le sue opere al contrario. Ma al di là della politica ha vissuto un importante periodo legato anche alla Versilia. Nella fase versiliese in realtà lui matura ed elabora la propria riflessione che lo porta poi ad abbandonare il tema politico dal quale rimane molto deluso e invece a sviluppare tutta la sua arte nel senso di arrivare nella forma più pura a rappresentare, ad esprimere quel realismo esistenzialista di cui lui veramente è un grande esponente. Oltre alla mostra di Ferroni è stato presentato il Seravezza Blues Festival, evento gratuito in programma dal 20 al 22 luglio nel giardino di Palazzo Mediceo. I super ospiti saranno Dan Nash, Nick Beccattini e Zach Hermon e ci saranno anche iniziative collaterali. Oltre alla musica, che è l'elemento portante e fondamentale del nostro festival, ci saranno anche la possibilità di degustare dei prodotti tipici e molte birrerie locali e in più c'è un mercatino di liutai che parteciperanno da tutta Italia per provare anche quindi fare musica oltre che ascoltarla.